Grazie per essere venuti a questa presentazione nonostante il cattivo tema. Allora, io volevo iniziare con alcuni ringraziamenti, quindi ringrazio Don Lucio Marandola, che adesso è impegnato con la messa, per averci messo a disposizione questa sala dell'ex asilo. Volevo ringraziare tutta l'amministrazione comunale, in particolare Mariano Fuoco, il sindaco, che purtroppo oggi non è potuto essere con noi perché per indisposizione, ma lo rappresenterà l'assessore alla cultura Vincenzo Paciolla. C'è anche Francesco Marano dell'amministrazione, quindi che ringrazio. E ringrazio Fernando Riccardi, Claudio Saltarelli e Raimondo Rotondi, che saranno i protagonisti di questa presentazione. Volevo ringraziare Antonio Forgione per le riprese video, volevo ringraziare tutti i soci e le socie dell'associazione, in particolare Maria, Teresa, Luciana, che hanno allestito poi dopo Peppino, il vicepresidente, che hanno allestito un piccolo rinfresco che ci sarà a fine della presentazione. Allora, volevo poi segnalare e ringraziare, perché non siamo tantissimi, ma in sala ci sono persone di spessore. Allora, volevo segnalare Roberto Campanile, già sindaco di Vignano, nonché presidente della, vicepresidente della provincia negli anni passati, va bene. L'altro già sindaco di San Vittore del Lazio, Vittorio Casoni, non lo vedo, dove sta? Si è nascosto, sta là. Poi volevo salutare Luigi Matteo e Francesca, che ci hanno onorato, sono venuti da Roma, e quindi è un piacere. Enrico Rosa, collega, eccolo qua, architetto e docente, e quindi diciamo una buona presenza. Maria Grazia Valente delle edizioni Eva. E come poteva non esserci Maria Grazia, che rappresenta per noi qualcosa di importante, perché la sua presenza ci ricorda il nostro carissimo Amerigo Iannacone, che sarebbe stato qua sicuramente in questa occasione. Volevo ringraziare Giuliana Verrillo, presidente dell'Iter Memoria, nonché del parco del Museo del Parco della Memoria Storica, e tutti altri voi, spero di non Claudio Vittese. Oh, Claudio, l'ho anche segnato, scusami. Claudio Vittese, studioso, veramente grazie per essere venuto. Se ho dimenticato qualcuno, mi perdonerete. Allora, io adesso inquadro soltanto velocemente la situazione, poi loro faranno tutto loro, quindi diciamo che questo libro che stiamo presentando questa sera parla diciamo della rivoluzione napoletana del 1799, e una rivoluzione che parte dalla Francia, da 10 anni prima, nel 1789, poi investe successivamente Roma, buonasera, e poi nel 1798 comincia quindi ad arrivare anche a Napoli, per cui Ferdinando IV di Borbone si vede costretto a prendere la nave con la famiglia ed andare in Sicilia, a Palermo in particolare. Quindi quando Napoli, loro diranno, io sto giusto anticipando un po', quando Napoli poi verrà presa, ci sarà il cardinale Fabrizio Ruffo, un calabrese, che deciderà di prendere in mano le sorti del regno, e chiede il permesso a Ferdinando IV, e per cui si avventura in questa spedizione che farà per la riconquista del regno borbonico. Nel frattempo, in tutte le città si piantano, insomma, alberi, i cosiddetti alberi della libertà, questo albero simbolico, no, della rivoluzione, che però poi dopo vedrete bene, ce ne parleranno loro, e quindi ci diranno, insomma, questi rivoluzionari, questi giacobini, questi repubblicani, che fine faranno, grazie anche a Cardinale Ruffo. La spedizione dura circa 5 mesi. E sotto l'insegna della croce, quindi della fede, quindi, e riesce a portare con sé tantissimi volontari, un esercito che alla fine riuscirà a conquistare quindi Napoli.
Questo libro che è stato ristampato veramente vale la pena, io l'ho letto più volte e vi devo dire la verità, quello che più ho letto, che ho letto di più è stata proprio l'introduzione, il saggio introduttivo di Fernando Riccardo. No, è scritto bene, veramente scritto bene, accattivante, ti lascia proprio prendere. No, è chiaro che Claudio Saltarelli, che vedete qua, che lo chiamo la colonna portante perché in tutti i sensi, no? Che è anche molto grande, è colui che ha voluto fortemente questa ristampa anastatica di un libro di Domenico Pietronasi del 1801. Ma poi ci diranno loro che in realtà non è l'unico libro che parla della spedizione del cardinale Ruffo, ma questo forse è quello più importante perché lui faceva parte della spedizione, era commissario di guerra e doveva procedere le truppe per approntare quindi i convenevoli, quindi lui aveva preso proprio parte a questa spedizione. Poi ci sono anche altre opere tipo Cimbalo del 1999 e Sacchinelli e via dicendo. Allora, io questa è la parte introduttiva. Adesso voglio parlare quindi di Claudio. Ho Mi saluti. mandato la parola a